musiche, di odori e soprattutto anche di sapori, perché queste cose nella cultura popolare non sono mai separate, anzi c'è una ricchezza di repertori dedicati al cibo che in ogni regione è qualcosa di estremamente significativo, perché lo sapete tutti, insomma, il mangiare, tutto quello che è il rito attorno al mangiare è sempre stata una caratteristica del mondo contadino. Noi stasera abbiamo avuto un'idea di ricostruire quello che era fino a pochi anni fa un'esperienza molto molto intensa, i pranzi per le spose, no? Il rito delle spose, gli sposalizi erano avvenimenti che colpivano in maniera indelebile le realtà delle comunità, si stava per settimane, per mesi addirittura in preparazione per questi grandi matrimoni che poi erano una grande forma di comunione fra le persone. E quello che si faceva soprattutto era preparare i pranzi e stare insieme con quelli che preparavano il pranzo. Intorno al pranzo, questo pranzo mitico, straordinario, pantagruelico, si immaginavano cibi veramente fuori dall'ordinario, e attorno a questo nascevano storie, racconti, fantasie legati al mangiare, legati a tutto quello che era questo mondo che spesso era così parco nell'uso dei cibi. Tutto ciò avveniva perché si mangiava poco, e allora si immaginava di mangiare, e quando si immaginava di mangiare diventava qualcosa di veramente straordinario, appunto. E noi stasera abbiamo voluto ricostruire questa festa, vedrete insieme a noi, agli solisti dell'orchestra, un grande cuoco che viene dalla Sicilia e porta i sapori della sua terra, e quindi per un attimo dimenticate di stare in questo bel teatro e fatevi portare completamente dai sapori e dagli odori di Carmelo Chiaromonte, che prego di... E poi, ovviamente, dalla musica dei solisti dell'Orchestra Popolare Italiana. Thank you.
s'ho sognato che amo lo stradone, che mi portava da camera sua, m'ha fatto le finezze da fratello, e per mania m'ha dato pane e uva, m'ha detto da restare con l'un eterno, m'è dato per mugliere la zona sua, ma ripensando a te ti so ciocondo, la sua inferno riabbraccia il mondo. Davvero
sarà mio amore, che da lontano lo sentisse questo cuore. Io maledico i miei dolenti passi, quando ne andati al vento e alla fortuna. Mai più mi fiderò di donna alcuna, io maledico l'amore innego, io maledico l'amore innegato, sciolto che sono. Cielo mai aiuta ciancirì, ciancio non sta partenza che fari, la lontananza che mi fa morire, ai che volendo non lo posso fare, muovere me li perdi mi partire. Thank you.
cerimonia. Era veramente un'occasione per ascoltare storie fantastiche. Io ne ho sentite da piccolo tantissime. E una me ne ricordo rimasta impressa perché era una storia che faceva un signore piccolo che aveva fatto la guerra del 15-18, un ragazzo del 98, del 99, che era tornato col terrore della guerra e si sognava tutte le notti, si sognava che doveva andare in guerra, che doveva essere aprire la baionetta. E allora lui a un certo punto, siccome viveva in una condizione non tanto di miseria, perché a differenza di altri aveva una pensione, quindi, come diceva qualcuno, di una lira e 58, e quindi qualcosa aveva rispetto ad altri, per cui ogni tanto lui, insieme agli altri amici, beveva questo, si bevevano in Marsala, stavano giornate intere a raccontare, e quando c'era da preparare il pranzo per la zita, andavano a trovare le signore che stavano preparando questo pranzo e raccontavano della guerra, raccontavano di una guerra anche fantastica, di una guerra che loro avevano vissuto, però ogni tanto usciva questo racconto anche un po' amaro e però anche divertito, di una specie di un desiderio di mandare tutto all'aria, mandare tutto al di fuori della propria volontà, in sostanza di abbandonare le armi e di pensare all'allegria. E così ogni tanto nascevano queste canzoni, questi racconti come questo, che parla di una notte magica in cui il suonatore d'organetto andò di fronte ad una caserma e dai fucili, invece di pallottole, uscirono salsicce e soppressate. E questa, signore e signori, è la favolosa storia di Fraviano, che era quello che si beveva il Marsala con un po' di fegatelli, perché bisogna dal vino assoluto non scritto, senza fucili e senza vino. Portando la musica a tutti i paraggi, venne una parola che li compare, che bella figlio la voleva sposare. Gira e girenne cantando la serenata, e cantando con questa nuotata, gli va portando la serenata. Sparenne, sparenne, tutto.
senza canzone, senza burlastro e agnellone. Thank you.
padrona l'agnella, e i padroni sono tanto gentili, come la scorsa lume dell'aprile, ci se mangiano la carne di padroni, e non ci danno l'ossa come i cani, baluni meglio frutti del stagione, e poi un gambone.
classico mare, già passato con la notte e la via, quando stava l'upisce per pigliare, stava il mare tempesta pacia, quando stava l'upisce per pigliare, stava il mare tempesta pacia, poi io bevo te buona me pare, e non mi parte con la piscaria, sai quando ti quisti sa germenare, finché sta donna viene a mano mia, sai quando ti quisti sa germenare, finché sta donna viene a mano mia. Capozza scira l'uno buono mare, chi da te mano mia non può scappare, quanto si bella bella con la vita, è temperata con zucchero e manna, la luce giovine volante via, se vuoi bene sulle mani. Thank you.
se c'è una canzone alla diversa, alla diversa la voglia cantare, non saggio se fu ieri o fu i terza, significa l'altro ieri. Goppa in una barca andavo a passeggiare. C'era una volta un albero di noci, tutto pieno di pere mature, chiglio senza cosse ci saliva e chiglio senza braccia l'accuttava. Io sordo alle domande rispondevo, più cieco da guardiano faticava, discetto più padrone delle pere, che sei mangiate le per coca me. E tutto questo mondo alla diversa che cammina senza fretta solo di andare all'armonia. E tutto questo mondo alla diversa che cammina senza fretta solo di andare all'armonia. Fra 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 saltarò su un po', fra 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 balla Mario su sopra, fra 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 lascia per la frigandò, fra 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 pesce fredda bacalà. A tutti li promette la ricchezza, finito il tempo ormai delle stranezze, con questa vita fatta alla diversa oggi dobbiamo tutti guadagnare 100 barili di perle preziose. Le regole bisogna trasformare, cambiare il mondo vecchio da questo mondo alla diversa che cammina senza fretta solo dietro l'armonia. E tutto questo mondo alla diversa che cammina senza fretta solo dietro l'armonia. Fra 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 fra
You're not.
questa canzone che parla di un balletto, di un banchetto dove un signore che ha 70 anni può soltanto guardare da lontano perché gli altri mangiano, e lui vede, vede con amarezza, vede con malinconia, così come malinconica è il canto che ha sempre cantato lei in Arbrecht, perché queste lingue fanno parte del nostro mondo, hanno il suono e hanno il sapore antico, perché tutto questo mondo che noi raccontiamo, che abbiamo incontrato e che continua ancora a essere così presente davanti ai nostri occhi, a un certo punto ci appare come qualcosa di finito, un po' come questi sapori che non recupereremo più, perché il pane come si faceva una volta oggi non si può fare più, perché il pomodoro che si mangiava una volta oggi non si può mangiare più, ma questo non ci deve far rattristare troppo, perché poi a un certo punto la musica ci aiuta, perché noi siamo in grado di ricostruire una festa, siamo in grado di reinventare, perché il folklore, amici miei, è l'immaginazione, è il folklore che uno vuole costruire, così come le ricette vanno reinventate, anche il folklore va ricostruito. Per quello noi abbiamo fatto questo spettacolo e vogliamo chiudere questa parte dello spettacolo con il canto più importante di queste feste, che è il canto che racconta quello che si è mangiato la zita. Siccome questa zita, come ho detto prima, la celebrazione avveniva con giorni e giorni e giorni, allora ogni giorno questa zita si mangiava qualcosa e ogni giorno doveva essere qualcosa di veramente speciale e particolare. Ogni paese d'Italia, c'ha questa canzone, che in ogni paese si facevano i canti per la zita e ogni paese ha la sua ricetta come ha i suoi canti popolari, così che in ogni luogo troverete versioni diverse da quella che Raffaello canterà per voi. Per cui se avete voglia e piacere andate a cercare, perché ci sono questi canti e soprattutto ci sono le ricette. L'unica cosa che non cambia mai in questo canto, che è un canto di ricetta, è il capoverso che dice che si è mangiato la zita, la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settima, l'ottava, la nona, la decima sera, e poi si ricomincia 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e si ricomincia come un circolo continuo, perché poi la vita altro non è che questo gioco che gira. Che se mangia la zia. Thank you.
le prende, se la sette cade la cresta dura, se piatti te insalata, ben punita, meno già da cinque foglie di tagliatelle, le patate, un trende, le paronne pirulate, le due ortore, le mezzo picciutti, le mezzo picciutti, le mezzo picciutti, le mezzo picciutti, le mezzo picciutti. Le quattro anidrelle, tre palomme piulate, le due tortorelle e mezzo picciucci. E mezzo picciucci, e mezzo picciucci, e mezzo picciucci, e mezzo picciucci.
couscous, che adesso mangeremo tutti. Eleonora Bordolaro, Erasmo Treglia, Raffaella che stai mangiando la zina, Cristiano Garifano e l'aiutante cuoco Arnaldo Lacca, i tecnici, il festival, il teatro, il pubblico. E adesso pronti per il corteo nuziale, prima Carmelo e poi l'orchestra.